Ciao e bentornati sul mio canale. Oggi in questo video vi mostrerò come ho realizzato questo diorama in una scatola di legno autocostruita. Vedremo come realizzare tutti gli elementi che compongono la scena utilizzando carving foam e legno di balsa. Aggiungeremo poi tutti gli accessori e l'illuminazione. Bene, ma adesso iniziamo subito con la costruzione. Inizio costruendo la scatola. Per farlo utilizzo un pannello di legno lamellare di abete che ritaglio utilizzando una sega circolare. Pratico dei fori per inserire le viti per legno. Per assemblare il tutto mi aiuto con dei morsetti ad angolo. Per realizzare il fondo della scatola utilizzo del cartone vegetale dello spessore di 4 mm. Creo una battuta dove inserirò il fondo utilizzando dei listelli di balsa quadrati da 6 mm. Pratico dei fori nel fondo per inserire un portabatterie ed un interruttore che mi serviranno per illuminare il diorama. Inizio ora ad occuparmi del diorama. Ho disegnato e stampato delle dime in scala 1:1. Che utilizzerò come riferimento per costruire la porta e una finestra. Proseguo ritagliando un pezzo di carving foam che utilizzerò per costruire la parete. Ritaglio un pezzo di polistirene per creare il pavimento di fronte alla casa. Thank you.
Inizio ora ad incidere il muro in pietra. Per prima cosa traccio delle linee orizzontali che mi aiuteranno a mantenere il livello dei vari corsi. Cerco di tracciare delle pietre molto irregolari. Procedo con la colorazione. Inizio come sempre con la mano di fondo, utilizzando colore acrilico e colla vinilica. Una volta che il colore è asciugato, riempio l'incisione tra le pietre utilizzando questo fugante per piastrelle in polvere. Infine, creo anche degli agenti atmosferici come umidità e sporco, utilizzando queste lavature. Proseguo dipingendo e incollando porta e finestra. Inizio a stampare degli accessori, tra cui una lampada da posizionare sopra la porta. Ora posso occuparmi delle luci sul retro. Inserisco momentaneamente il fondo per incollare il portabatterie in posizione.
Proseguo saldando i vari collegamenti delle luci. Ora posso chiudere il retro della scatola. Continuo occupandomi dei vari accessori che realizzo con la mia stampante 3D e che inserirò nella scena. Bene, grazie per aver guardato il video e spero che vi sia piaciuto. In tal caso vi invito a mettere un mi piace qui sotto e ad iscrivervi al mio canale. Cliccando anche sulla campanella attiverete le notifiche e resterete aggiornati sui miei prossimi lavori. Voglio ringraziare in particolare i miei sostenitori Patreon che danno valore e stimolo al mio lavoro. Unendovi alla mia community Patreon potrete approfondire le varie tecniche di costruzione dei miei diorami. Il vostro supporto mi aiuterà molto a creare contenuti sempre nuovi e spero interessanti per voi. A questo punto non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo progetto e al prossimo video. Ciao!